museo nasce da un concetto che è quello del passaggio dalla fotografia all'immagine, e quindi lo stesso passaggio viene in qualche modo trasformarsi nei luoghi del museo. Quindi c'è un inizio, che è quello fotografico, c'è un corridoio didattico che serve a approfondire progressivamente, diciamo, questo passaggio dalla smaterializzazione della fotografia fino ad arrivare a quella che noi chiamiamo la monografica, che è un terzo punto, che è l'equivalente digitale della galleria fotografica in cui il visitatore inizia il percorso. L'immagine parte indubbiamente dalla stessa fotografia, ma smaterializzandosi in pixel permette di creare tutto un percorso didattico, direi. Grandi immagini scenografiche ad alta risoluzione, possibilità di interazione con touchscreen oppure anche con visualizzazione a 360 gradi o della terza dimensione, quindi dei 3D. Ora in questo caso abbiamo una presentazione di vedute stereoscopiche, quindi in 3D di Trieste. Quindi combinare i due mondi, quello analogico e quello digitale, in una nuova visualizzazione dell'immagine. Presente in AI, però non ci interessa mostrare la tecnologia, non è un museo di tecnologia, è un museo di immagine, quindi l'immagine deve essere protagonista, quindi la tecnologia asserve all'immagine e in qualche modo la valorizza, senza per questo essere presente. Meno è visibile la tecnologia, più ci piace questo posto. Questo serve, questo è il museo. I dati entrano da remoto o da locale e vengono poi spalmati all'interno del museo. Quindi in realtà si comporta molto più come un blog o come un sito piuttosto che come un museo. Sul museo sono presenti delle postazioni per visualizzare e consultare, quindi cercare, elaborare 50.000 immagini nel nostro archivio ad altissima risoluzione. In realtà la tecnologia però dietro è una tecnologia molto, come dire, aggiornata. Utilizziamo schermi a una risoluzione altissima, utilizziamo dei sistemi audio molto particolari, però tutto questo viene in qualche modo nascosto perché l'oggetto è un teatro in cui il protagonista è l'immagine.